voglio farvi subito lo spoiler di quello che faremo, cioè la focaccia di patate. Guardate, brava, che meraviglia che è questa focaccia. Cioè, no, ma io non posso toccarla, è troppo bella. Puoi fare quello che vuoi, Anto, anche perché poi ne facciamo ancora. Io adesso inizio a impastare e quindi non ti preoccupare, quando la vorrei assaggiare è lì. E come sai, qua assaggiamo sempre. Focaccia di patate. Allora, la focaccia di patate è una caratteristica molto italiana, soprattutto del sud Italia, perché le patate, oltre che a come tradizione, venivano anche messe nell'impasto anche un po' per sopperire magari alla mancanza di farina, quindi si univa alla farina altre cose, come ad esempio le patate, che erano magari maggiormente disponibili, ma ci si accorge che le patate danno dei valori aggiunti all'impasto, al prodotto finito, incredibili, no? Intanto io sto impastando... È un po' ammorbidente, no? La patata aiuta a rendere morbido gli impasti, quando si fa il pane con le patate o la focaccia alle patate rimangono molto più morbide e aiuta anche a far conservare di più i prodotti. Quindi la patata messa negli impasti, oltre a dare un bel sapore, aiuta molto alla conservazione e a rendere più morbidi gli impasti. 500 g di farina 00, 300 g di acqua e 10 g di lievito fresco di birra che vado a mettere all'interno. Impasto leggermente con l'acqua e dopo pochi istanti, quindi dopo 3 o 4 minuti, andiamo a mettere le patate, in questo caso 150 grammi. A che cosa dobbiamo fare attenzione? Naturalmente lessate, cotte. Bravissime, io in questo caso le ho lessate e le ho, diciamo, semplicemente schiacciate. Già schiacciate. Possiamo anche farle al forno. L'importante è l'idratazione. Quando utilizziamo la patata all'interno degli impasti, sappiamo che per ogni 100 grammi di patata dobbiamo abbassare l'acqua o il liquido dai 40 ai 60 grammi ogni 100 grammi. Quindi dobbiamo fare attenzione perché la patata ha naturalmente, soprattutto se la facciamo bollire, la sua umidità e quindi dobbiamo fare attenzione. Ma sicuramente l'impasto prende poi la sua umidità e riesce ad essere poi sicuramente facile da impastare. E accorciamo anche leggermente i tempi di lievitazione. No? Perché con la patata facciamo, diciamo, più veloce. Metto il sale, finisco con la restante acqua e metterò i grassi solo dopo alla fine. Adesso continuo a impastare, dopo con calma vediamo, ti faccio vedere bene. Perfetto. Gli impasti. Okay? Grazie Fulvio, intanto allora, diamo la reclame e poi abbiamo un sacco di cose da farvi vedere oggi. Focaccia con le patate. Adesso la facciamo. Siamo arrivate. Esatto, focaccia con le patate. Abbiamo impastato 500 g di farina 00, circa 13 g di proteine, 10 g di lievito fresco di birra, l'acqua sono 300 g e dopo 5-6 minuti che abbiamo messo questi tre ingredienti, andiamo a mettere 150 g di patate precedentemente lessate e poi le ho schiacciate. Facciamo sempre attenzione perché quando mettiamo le patate dobbiamo ridurre un po' l'idratazione della ricetta. Cioè, se abbiamo una ricetta qualsiasi a casa e dove naturalmente c'è solo acqua e non ci sono patate, ogni 100 grammi di patate dobbiamo ridurre l'idratazione e l'acqua dai 50 ai 60 grammi di acqua, 10 grammi di sale e poi alla fine, quando l'impasto ha preso la sua consistenza, andiamo a inserire 50 grammi di strutto che, come sempre, come tutti i grassi, che sia olio, che sia burro, che sia strutto, andiamo ad aggiungere alla fine, quando, diciamo, abbiamo già una maglia glutinica, quindi una struttura già formata. Impasto molto veloce perché utilizzare le patate significa anche rendere più morbidi i prodotti, ma anche ridurre un po' i tempi di lievitazione, perché andiamo ad abbassare la forza della farina fondamentalmente. Un'ora a temperatura ambiente, quindi andiamo a prepararci in questo modo. E che cosa facciamo? Semplicemente prendo solo la teglia, Anto, che è qua. Questo non serve più perché lo mettiamo qua a lievitare. Grazie. Che cosa facciamo? Andiamo a mettere un po' d'olio sulla teglia e da qui io gli do una piegata in questo modo, non so se si riesce a vedere, ecco, gli do una piegata in mano e vado ad appoggiarmi la pasta sulla teglia. Vedi che io non l'ho sgonfiata, non l'ho reimpastata, ho solo dato qualche giro in maniera delicata e poi l'ho messa sulla teglia. Perfetto. Qui sulla teglia deve rimanere almeno per un'oretta a temperatura ambiente. Questi passaggi sono importantissimi. Io di solito possiamo prendere anche la pallina e metterla magari a lievitare in una ciotola, però se il contenitore è stretto e alto la pallina prende troppa forza e poi ci viene molto tenace. Spesso con lo stesso impasto, a seconda di dove fai riposare la pasta, cambia la sua consistenza. È incredibile. Quindi contenitori stretti e alti viene data la forza.
se la lasciamo rilassare nella teglia, è anche abbastanza intuitiva, no? Mm-hmm. La lasciamo rilassare nella teglia, la pasta è, si rilassa di più e quindi è più facile da stendere. Ci sono ancora due passaggi. Andiamo con, guarda come si stende bene. Andiamo semplicemente ad allargarla. È morbidosissima. È guarda, toccala, senti, è seta. Davvero? Se la impasti bene con le patate, ti vengono degli impasti proprio meravigliosi. Questa è anche un po' la scuola, un po' in tutto il sud Italia, ma soprattutto in Puglia, la focaccia con le patate, diciamo che è un po' uno dei grandi classici della nostra tradizione regionale. In questo caso io la vado semplicemente a stendere e la facciamo riposare ancora per 40 minuti a temperatura ambiente, vedi? In teglia. Così diventa bella morbidosa. Vedi che si è semplicemente ritirata un po', ma a questo punto io la vado ad allargare e poi con le dita vado a schiacciarla e a questo punto olio. Metterci l'olio che entrerà nei buchini. Bravissima. Olio anche abbastanza abbondante. La vado a schiacciare di nuovo. E poi mettiamo sale grosso, questo è sale dei cristalli di sale o sale grosso. Lo andiamo a mettere proprio bene, che sale e olio insieme, diciamo che saranno. E poi un po' di, io mi sono tritato un po' di rosmarino in questo caso. E il forno. E adesso andiamo in forno, Anto. Perse, sei lì sempre a friggere? Ah, allora, ecco, è importante vedi, il forno. No, volevo farti assaggiare un pezzo di una cosa che non hai fatto tu. Arrivo, aspetta che facciamo un cambio. Forno al massimo a casa, 250 gradi, posizione a metà, per circa 25 minuti, 25-30 minuti, mamma mia. Facciamo uno scambio, sì. Molto volentieri. E sono l'unico qua che non ha assaggiato la focaccia, io. Sì, guarda, Anto. Guarda. Adesso la mettiamo. Però vorrei fare una cosa, guarda. Guarda che meraviglia! Non è buona, è buonissima. La morbidezza di questa focaccia. Ma che spettacolo! Guarda che bella! Focaccia di patate, guarda la spugna! Poi dentro possiamo mettere quello che vogliamo, che è buona così. Guarda, fate un interscambio, Sì, un interscambio. Intanto io vado a rispondere al telefono, no? Vado.